Ok, bene a tutti ragazzi, sono Anghisus e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Papà, sto venendo da te. Forza Mega, andiamo. Ok, andiamo. Cosa ci fate voi qui? Il signor Boller ci ha chiamato. Vai davvero alla stazione spaziale? Non dovresti andarci. Non possono farlo gli adulti. So che tu sei Mega Man, ma andare nello spazio è troppo, anche per te. È vero. Perché non ci ripensi? Sentite, grazie perché vi preoccupate. So che fosse una battaglia che non vincerò, ma devo andare. È doloroso, ma se combatto e alla fine risparmio qualche dolore a qualcun altro, allora devo fare un tentativo. Per questo devo andare. No, queste parole sono troppo belle. Non posso controbattere. È un vero uomo. Allora non c'è modo di farti cambiare idea? Già. Ma vi prometto la stessa cosa che ho promesso anche al signor Boreal. Tornerò vivo, di questo potete star certi. Geo, va bene, io ti credo. Tu salverai il mondo. Anche io ti credo. Va bene, io mi preoccuperò per te. Ma solo un pochino, come brother. Falla duro. Perciò farai meglio a tornare, capito? Va bene, grazie a tutti, vado. Signor Boreal, signor Boreal! Cosa devo fare? E se avessi chiesto troppo? Eh? Oh, Geo! Oh, accidenti, mi devo essere addormentato. Ah, stavo dormendo. Phew! Allora funziona? Certo! Oh, aspetta! Accensione! Wow, l'ha fatto partire veramente! Bene, funziona! Ehi, Geo, adesso tu visualizza. Ok. Ah, c'è la strada onda adesso. Wow, anche sull'antenna. Gigante. Non so. Però un dettaglio. Probabilmente arriverà così la stazione. Ok, andiamo. Aspetta. Chi è che è? Sonia. Ah, ecco, l'unica che non mi aveva salutato era Sonia. Geo, portami con te. Sonia, non posso, ho bisogno che tu protegga la gente qui sulla Terra. Quando sarò partito sarai l'unica che può combattere contro gli abitanti di FM. Ma stai tranquilla, proteggerò la Terra. Perciò voglio che tu protegga tutta la gente. Geo, va bene, ho capito. Credo in te e ti aspetterò. Bene, devo andare. Signor Borer, grazie di tutto. Non mi piace restare qui impotente, ma tu sei il solo a cui posso contare. Buona fortuna. Andiamo. Cambio di andamento. Geostar, sei in onda. Ok ragazzi, finalmente si va nello spazio a salvare la Terra. Tieniti stretto, Geo. Sarà un viaggio movimentato. Contaci. Mi dovrei essere abituato più o meno con tutti i cyberspazi su cui è entrato Geo. Ok, ci siamo ragazzi. Ci stiamo avvicinando all'uscita. Ah, è da lì che esco fuori. Preparati a uscire dallo standby. Siamo a un passo dalla stazione spaziale. È velocissima sta cosa qua però. Ci siamo ragazzi, siamo sulla stazione spaziale. Questa è la stazione spaziale. Già, guardalo giù. C'è una porta. Wow, siamo davvero nello spazio. Oh già, e l'aria? Finché sei in forma d'onda non ti serve l'aria. Ma non sappiamo se ce ne sia nel mondo reale. Credo che ce ne possa essere rimasta un po', ma senza fare un doubt non possiamo sapere. Spero che ce ne sia. Perciò non si torna indietro. Possiamo solo andare avanti. Sì, a quanto pare c'è l'aria perché non sono ancora morto, quindi... Non accetta nessun mio comando. Devo riuscire ad aprire questa porta. Dovremmo prima del mondo delle onde. Devo trovare un vortex. No, ho sbagliato. Così? Ah, lì c'è un vortex. La porta è una serratura elettronica. Forse se usassi quella carta... Intendi dire... Chi me? La porta è una serratura elettronica.
Guarda da vicino e scoprirai un monitor dove leggi frequenza rossa. Sul monitor in rosso si legge un messaggio: frequenza 2183 kHz. Quindi, aspetta, però il monitor in rosso, quindi 2183 è la password. 2183. La porta del settore più 2183. 2883. 2881, no, 2183, mi sto fermando. Ok, Kimmy, faccio vedere. 2183. Ok. Apri di sesamo. Ok, yes. Bene, grazie Kimmy. Apri di sesamo. Camion di andamento, Giostella, sei in onda. Sento le vibrazioni negative. In che senso vibrazioni negative? Vibrazioni negative? Cosa vuol dire? C'è qualcosa di cattivo più avanti. Se ci pensi bene, dovrebbe essere la tana del nostro nemico. Sarebbe strano che non la sentissi. Comunque stai attento e non abbassare la guardia. Andiamo. Ho ricevuto. Cos'è? Ah, qua c'è un boss, fantastico. Inizializzare lo schermo codice di sicurezza. Uso lo stile per collegare le stelle e completare la costellazione. Ah, devo guardarmi la costellazione che è disegnata là? E collegarlo? Ok ragazzi, io prima mi faccio tutto il bel giro per vedere com'è la costellazione, la segno sul foglio e dopo lo faccio. E noi ci vediamo subito a quel punto. Ok, perfetto. Confermo. Ragazzi, dite che ho fatto giusto, che non voglio rifarmi tutto il giro. Codice confermato, sicurezza aumentata. Perfetto. Genius il primo. Ma che piacere, Genius. Maledizione. Complimenti per essere arrivato fin qui. Scusa, ma credi che potresti farci passare? Credi che vi lascerò passare solo perché me l'avete chiesto? Non credo. Oh, fenomenale! Si trasformano tutti! Li cancellerò, il che è molto diverso. In Tralcia ci saremo noi a cancellarti. Battaglia di onde! Cavalca! Vi piegherete davanti alla mia grazia. E fenomenale! Fantastico! Genius Wing X. Ma che piacere! Intanto gli metto giù una piccola bomba, se non puoi. Perfetto. Ah, maledizione! Però siamo in una forma molto più fraia. Cosa pensi di fare? Intanto che me ne frego la barriera. Bravo, ci contavo che lo sbagliassi, così posso usare la mossa finale. Quindi ti faccio fuori in bellezza. Perfetto. Ok, primo boss eliminato. Nemico eliminato, perfetto. Ah, non ci credo. Mi avete... Almeno sarà una stella nel cielo! L'ho letto un po' male, perché... Potevo leggerlo meglio. Dobbiamo sbrigarci. Ok ragazzi, vedrò. Bene, ho sbloccato la porta. Vedrò di avanti. Vedrò di riuscire a aprire più porte possibile in questa puntata. Ok ragazzi. Già, prima bisogna esaminare la porta. Non si sposta neanche. Forse è l'unico modo per aprirlo dal mondo delle onde. Devo cercare un vortex. Non posso arrivare dall'altra parte se non tolgo questa roba dalla strada. Sembra parecchia, ma devo provare. Che succede? Si respira a fatica. Credevo ci fosse dell'aria qui dentro. Forse c'è un problema con la reazione. Non va bene. È un problema. Cosa posso fare? Che ne so io. Ma deve essere qualcosa che può fare da solo, visto che non c'è nessun altro qui. Se non fai qualcosa in fretta, rimarrai senza aria. Cosa devo fare? Non lo so ragazzi, è un bel problema questo effettivamente.
il diffusore dell'aria non mi pare funzioni. Ah, forse devo usare Thermomen, vieni in mio soccorso. Sì, devo usare Thermomen, dammi una mano che sono un po' a corto di aria. Thermomen, conto su di te. È arrivato Thermomen! Allora cosa vuoi? Cosa volete? Più caldo o più freddo? Io direi che del vento andrebbe bene. Wush! Arriva il vento! Sì ragazzi, ora va bene. Grazie Thermomen. Prego! Perfetto. Ora l'aria è stabile, torniamo al lavoro. Ok, devo togliere questi rottami dai piedi. Perfetto ragazzi. E... cambio del damage, giusto? Sei in onda. Ok ragazzi, come al solito io mi faccio un bel girettino per vedere qual è la password e riprendiamo. E così, ok. Spero di aver fatto tutto. Codice confermato, sicurezza aumentata. Perfetto. Sembra che l'avete superato, che avete superato Cilius, ma non vi permetterò di andare oltre. Se volete aprire questa porta dovrete battermi. Oh, Taurus File, ciao. Il vostro viaggio nello spazio termina qui. Arriva! Battaglia di onde! Cavalca! Vi ridurrò in polvere! Vi ricordate quando vi ho detto che io sono debole contro Jenny? Bene! Taurus è debole contro la mia Star Force. Volevo usare il colpo caricato. No! Perché non mi ricordo i tasti? Boot mi ha dato da spare X, ok. No, per 10 punti non muore, guarda sto pezzente qua. Ok, nemico eliminato. Tu, come puoi avere così tanto potere? In quel tuo piccolo corpo? Neanche io lo credevo possibile, finché non l'ho conosciuto. È il potere della fiducia. I tipi come voi che non si fidano degli altri amici non possono capirlo. Addio, Taurus. Potere della fiducia? Noi DFM che conosciamo solo la solitudine non possiamo capire. Omega Xyz, tu sei davvero un... Muah! Ok, Taurus fuori. Cosa cercavi di dire a Taurus alla fine? Non ho idea. Senti, dobbiamo proseguire. Ok. Possiamo aprire la porta con questa. Ok, la porta è aperta. Andiamo. Ok ragazzi, però, per oggi io mi fermo qui. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete dei piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Ah, ragazzi, probabilmente adesso ci giriamo. E c'è. C'è uno spavento. Quindi noi. Invece no. Ciao, quanti siete amici miei?